Oh, allora, buondì a tutti, sono Sal, oggi è il 2 di novembre. Eppure io noto già una cosa abbastanza che richiama altri tempi, cioè qua a Madrid il 2 di novembre hanno già cominciato a mettere le luci natalizie. E insomma, questo per me è abbastanza scioccante, perché a me fa pensare a come ci trattano come i cani di Pavlov, per cui praticamente 2 mesi prima della ricorrenza già cominciano a farci salivare, no? Chi è legato a queste sciocchezze ciclico, sociali, sistemiche come Natale o queste festività inutili, no? Che ancora la gente normale ripete senza mai chiedersi perché le ripete. Ecco, questo qua è un po' il campanello, no? Queste sciocche inutili, orribili peraltro, scusate, luci natalizie, no? Sono come il campanello di Pavlov che cominciava a far salivare i cani prima che gli arrivasse il cibo, no? E così la gente normale, i normali, una volta che cominciano a vedere già queste luci al 2 di novembre, cominciano a salivare, no? E cominciano già a dover pensare alle varie stupidaggini di questo periodo insulso, veramente, come il Natale, che è il Natale. Cioè, insomma, felicemente si possono di nuovo, ancora una volta, angosciare da soli per i regali inutili che dovranno fare, per le cene orribili che dovranno sopportare, per le stupidaggini, per i film di Natale del manga che dovranno vedere, insomma, per tutte le stupidaggini che sono collegate, no, al periodo natalizio, che in realtà, insomma, dicendocelo francamente, molto semplicemente, sono semplicemente ritualità indotte, eterodirette, da chi ci comanda attraverso le influenze culturali organizzate attraverso la tele, attraverso vari canali. Insomma, praticamente molto peculiare. Qua abbiamo le luci di Natale al 2 di novembre, ecco qua, per la Schiphol, così la Schiphol è bella contenta perché già comincia a pensare alle banalità natalizie. Dicevo che in pratica con questi piccoli trucchi diciamo psicologici, poi cosa fanno? In pratica è che manipolano la gente manipolabile, perché iniziando così presto, cioè 2 mesi prima, l'agenda setting della gente normale già viene fissata sul prossimo traguardo, no? Sul prossimo appuntamento coatto della società, cioè il Natale. Per cui per i prossimi 2 mesi in pratica avremo come una specie di addormentamento ulteriore della gente media, perché già la gente media durante questi 2 mesi avrà la capoccia occupata a pensare alle stronzate che è costretta a fare durante il Natale. E la cosa bella è che non è che si chiede perché cazzo fa le stronzate natalizie la gente, no, la gente normale fa le stronzate natalizie e basta, solo perché è stato fatto così fino a quel momento, e questa è la cosa più triste che possa esistere. Per cui con la tristezza natalizia che mi riempie il corazon, ma veramente parecchio, io decisamente odio il Natale, per cui averlo fra le palle 2 mesi prima veramente è intollerabile per me. Comunque sia, vi auguro buon Natale, ci sentiamo presto, ciao da Sal.